E di calcio parliamo anche nella rubrica Lo Scaffale dedicata all'editoria, un volume sul Napoli di Carlo Carione, il servizio di Carlo De Cesare. Era il settembre del 2004 quando per la prima volta scendeva in campo allo Stadio San Paolo dopo il fallimento della società Calcio Napoli la nuova formazione della Napoli Soccer di Aurelio De Laurentiis. Da quel debutto in C1 contro il Cittadella alla Champions League, una scalata realizzata in soli 7 dei 9 anni di gestione De Laurentiis. Un percorso fatto di giovani talenti, meteore, fuoriclasse, allenatori, pagine di storia calcistica che il giornalista Carlo Carione ha provato a raccontare attraverso i volti e i nomi dei protagonisti nel volume Tutti i calciatori del presidente, pubblicato da Autori Editori. Un tuffo nell'azzurro dei ricordi attraverso emozioni e speranze per raccontare il concretizzarsi di un sogno di un'intera città. 118 calciatori, 5 allenatori, 7 dirigenti, fotografati a bordo campo da Gino Conti. Da Pampasosa a Higuaín, passando per Lavezzi, Amsic e Cavani. Personaggi di ieri e di oggi, impressi più che nella mente, nel cuore dei tifosi.